È il 2 giugno 1981. Una Volvo 343 grigio metallizzata alle 4 del mattino sta percorrendo la via Nomentana. Improvvisamente, senza nessun motivo apparente, invade la corsia opposta. Dall'altro lato c'è un camion. L'impatto è inevitabile. A bordo di quell'auto c'è Rino Gaetano, cantautore conosciutissimo e all'apice della sua carriera. Colpo di sonno? Un malore improvviso? O c'è qualcos'altro? Prepariamoci a conoscere una storia che ha molti punti inquietanti. Le condizioni di vita di Rino Gaetano sono disperate. Viene portato subito al Policlinico Umberto I. Lì serve però, per operarlo, un reparto di traumatologia cranica. L'Umberto I non ce l'ha, un reparto di traumatologia cranica. Vengono allertati altri ospedali. Alle 6 del mattino, l'ospedale Gemelli di Roma accoglie Rino Gaetano. Ma è troppo tardi, perché appena entrato, il suo cuore smette di battere. Muore così. All'età di 31 anni, Rino Gaetano, uno degli artisti più interessanti della scena autoriale italiana. Una tragedia che colpisce profondamente l'opinione pubblica. La sua partecipazione a Sanremo, le sue canzoni, i suoi testi, la sua critica facevano molto pensare. Il suo nonsense era tagliente. L'opinione pubblica è sconvolta. E sono proprio i testi di Rino Gaetano che potrebbero aprire degli inquietanti scenari riguardo alla sua morte. E per fare questo, per poter analizzare e capire cosa è successo, facciamo un piccolissimo passo indietro a 10 anni prima, nel momento in cui Rino Gaetano compone una ballata, la ballata di Renzo. Lì ci sono delle parole, pare che sia un testo profetico. In quel testo si racconta di una morte. La morte stessa che Rino Gaetano vivrà in quell'estate di quell'anno terribile. Nella canzone si racconta la storia di un ragazzo, Renzo, che muore a causa di un incidente. 3 ospedali rifiutano di operarlo. Da lì in poi non ci sarà più niente da fare per questo ragazzo e morirà. La ballata di Renzo. Oppure il titolo precedente a questo è Renzo è morto mentre io ero al bar, che racconta in qualche modo un po' di più di questo animo che era Rino Gaetano. Una coincidenza, senz'altro, una canzone scritta 10 anni prima, forse una premonizione che apre degli scenari comunque inquietanti, perché le sue canzonette non erano soltanto delle semplici e banali canzoni di critica. C'era qualcos'altro dentro le sue canzoni e analizzandole si potrebbe scoprire qualcosa di più. C'è qualcuno che ipotizza che la sua morte non sia stata un semplice incidente stradale, che dietro a quella morte ci sono addirittura i servizi segreti deviati. Ma perché volevano la morte di Rino Gaetano i servizi segreti? Andiamo con ordine. Io sono Ture Magro, da 20 anni viaggio per il mondo raccontando storie e raccogliendo storie. Questo è il mio canale, dove ogni settimana racconto le storie che mi hanno particolarmente appassionato. Storie nascoste, storie vere, storie di persone. Se anche tu ami le storie, iscriviti a questo canale e segui questo viaggio. Salvatore Antonio Gaetano nasce il 29 ottobre 1950 a Crotone. La sua famiglia si trasferisce in Veneto, ma a causa della Seconda Guerra Mondiale decide di trasferirsi nuovamente in Calabria. E quando Rino, Salvatorino, come lo chiamano in famiglia, soprattutto la sorella Anna, quando Rino ha appena 11 anni, la famiglia decide di trasferirsi a Roma e lo iscrivono in un seminario. Quella può essere una soluzione per questo ragazzo, però questo ragazzo da subito comincia a dimostrare delle doti, doti di scrittura, e L'uomo volò è il suo primo poemetto. Finiti gli studi, decise di stabilirsi,
in quella città che è Roma. Iniziò a frequentare un locale che era il Folk Studio, frequentato da moltissimi artisti molto giovani all'epoca, che poi diventarono famosissimi: Venditti, De Gregori. Lì Rino Gaetano comincia in qualche modo a sperimentare il suo modo di raccontare il mondo attraverso le canzoni, canzoni che lui stesso scriveva. E questo modo di fare spettacolo a metà tra la canzone e il cabaret lo rendevano molto originale, un modo tutto suo che faceva pensare molto. Il padre di Rino però sognava per lui un'altra strada. Gli trovò un posto di lavoro in una banca, ma lui ad un certo punto andò via e decise di portare avanti il suo sogno di fare il cantante. Più che il cantante, l'autore, perché non si è mai ritenuto lui un vero e proprio cantante, addirittura pensava di essere stonato. Lui era un paroliere e così iniziò a lavorare per una casa discografica, IT, come paroliere. Pensate che il primo 45 giri che incise lo firmò con uno pseudonimo. Il disco I Love You Marianna già cominciava a svelare la sua personalità, il suo nonsense, la sua comicità, la comicità di Rino Gaetano attraverso le sue parole e la sua critica. Ma chi è Marianna? Qualcuno dietro quel nome legge la marijuana, qualcun altro sa che Marianna era sua nonna, ma ascoltandola puoi leggere quello che vuoi dietro a quella canzone. I successivi lavori non ottennero molto successo e fu soltanto nel 1975, con la canzone Ma il cielo è sempre più blu, che tutti conosciamo e ascoltiamo, a volte non sapendo nemmeno che è lui l'autore di quella canzone, che lui diventò molto più conosciuto. Una canzone che parlava dell'Italia del tempo, con una sua leggerezza raccontava di morti sul lavoro, un'Italia che andava in qualche modo guarita, l'Italia di quegli anni 70. Ma se quella canzone è stata molto particolare e lo ha reso conosciuto, c'è la sua partecipazione a Sanremo che lo ha reso famoso ad un pubblico ancora più vasto, con la canzone Gianna, la canzone che contiene per la prima volta nella storia della canzone italiana la parola sesso. È il 26 gennaio 1978 e Rino Gaetano sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. In verità, lui avrebbe voluto portare un'altra canzone, una canzone un po' più critica e impegnata, Non te regge più, una canzone che era una forte critica alla società italiana di quegli anni. Ma la casa discografica preferì impegnare l'artista con un'altra canzone, Gianna, un po' più orecchiabile, un po' più semplice, canzone che in realtà ottenne un largo apprezzamento e successo. Ma nelle interviste durante il Festival di Sanremo Rino Gaetano non sembrava molto contento sia della partecipazione con quella canzone, infatti ripeteva che per lui Sanremo non aveva alcun senso ed è per quello che aveva portato una canzone che non aveva nessun significato. Lui avrebbe voluto portare qualcos'altro in quel Festival di Sanremo. In ogni modo, il Festival di Sanremo gli aveva donato una visibilità molto ampia. Iniziò a collaborare con Mogol. I suoi fans non furono molto contenti di questo, rimasero in qualche modo delusi, perché quella collaborazione significava la perdita in qualche modo della sua leggerezza e della sua capacità di critica. Incise un altro album che fu Resta vile maschio, dove vai, vendette 200.000 copie. Di lì in poi deciderà di andare in Sud America per un viaggio. E siamo giunti al 1980. Rino Gaetano incide l'ultimo disco e Io ci sto. In quel disco ci sono critiche, c'è tutta la sua capacità di criticare l'Italia di quegli anni e raccontarla. Rivendicherà molto quel disco perché lo sente molto personale. Siamo vicini agli ultimi mesi di vita di Rino Gaetano. Il successo era arrivato dirompente nella sua vita, forse in maniera inaspettata e con difficoltà anche di gestirlo, quel successo. I suoi spettacoli, tra cabaret e canzone, venivano curati nei minimi dettagli, fino a quella tremenda notte dove l'impatto fu impossibile da evitare. Lo scontro è tremendo. Rino con la testa sfonda il parabrezza e sbatte il petto sul volante. L'autista che guidava quel camion racconterà di averlo visto prima accasciarsi e poi andare nella corsia opposta. Lui non riuscì in nessun modo, l'autista, ad evitare l'impatto. L'autopsia rivelerà un collasso
a causa dell'impatto. Al Policlinico Umberto I cercheranno di fare il possibile, ma non potranno fare altro che constatare che lì dentro non ci sono gli strumenti per poter dare una mano ed aiutare questo ragazzo. Altri 4 ospedali lo rifiuteranno, finché alle 6 del mattino, all'ospedale Gemelli di Roma, morirà. Seguirono molte polemiche dopo la morte di Rino Gaetano, perché era stato portato in un ospedale non attrezzato. Interrogazione parlamentare venne portata avanti, ma poco dopo tutto venne archiviato come un fatale e disgraziato incidente. Ma a 40 anni dalla sua morte sono molti ancora i dubbi e le incertezze, e c'è qualcosa che fa pensare che quella morte non è stato un incidente soltanto. Da cosa nascono questi sospetti? Certamente dalle sue canzoni. Ma in che senso dalle sue canzoni? Sicuramente dalla sua critica, ma c'è qualcosa in più. Da quei nomi che lui spesso cita nelle sue canzoni, dalla sua critica ad alcuni dirigenti della Democrazia Cristiana. E poi c'è qualcun altro, un nome che lui cita in una canzone, un certo Cazzaniga, responsabile della Esso Petroli. Andiamo con ordine e capiremo tutto, forse o forse no. Vincenzo Cazzaniga è amministratore delegato della Esso Petroli, che secondo alcune fonti investigative era un uomo della CIA, protetto dalle logge massoniche e finanziatore della DC e delle attività anticomuniste della Democrazia Cristiana. Nomi che Rino Gaetano fa nelle sue canzoni, nomi che non manca di sottolineare e di criticare. E poi c'è una mansarda di cui lui parla in una canzone. La mansarda in questione è la mansarda di Via Condotti a Roma. Chi conosce la storia di quegli anni sa che Licio Gelli ad un certo punto racconterà agli inquirenti che quella era una sede di una loggia massonica segreta conosciuta come la loggia P2, guidata dal venerabile maestro Licio Gelli. Più di 900 persone, personalità di spicco dell'Italia di quegli anni, facevano parte di quella loggia massonica. Ma cosa c'entra tutto questo con uno scrittore di canzonette? Per rispondere a questa domanda ci faremo aiutare da un avvocato, Bruno Mautone. Lui ha scritto 3 libri sulla vita e sulla morte di Rino Gaetano. L'avvocato e i suoi libri sostengono che Rino Gaetano fosse in possesso di informazioni riservatissime. Come faceva ad avere queste informazioni? Perché era vicino ad alcuni ambienti molto particolari dell'Italia di quegli anni, una sua amicizia in particolare legata alle logge massoniche. L'avvocato Bruno Mautone sostiene nei suoi libri che Rino Gaetano fosse molto amico di Elisabetta Ponti, figlia del medico personale di Licio Gelli. Questa informazione è suffragata dal fatto che durante un'esibizione sul palco Rino Gaetano si presentò per cantare una sua canzone, Berta Filava, anch'essa famosissima, si presentò lassù con un cane, un cocker. Questo cocker era il cane di Elisabetta Ponti. Ma c'è un'altra amicizia. Il miglior amico di Rino Gaetano è Enrico Carnevali. Lavora all'ambasciata americana a Roma, figlio di un importante uomo dei servizi segreti. Anche Enrico Carnevali morirà in un incidente stradale. Rino Gaetano, quindi, è stato ucciso per essere davvero messo a tacere perché in possesso di informazioni importantissime che non potevano e non dovevano essere divulgate? C'è da dire che anche alcune ricostruzioni degli attimi appena successivi all'incidente lasciano alcuni dubbi. Prima tra tutte la velocità con la quale è stato ripulito il luogo dell'incidente, in modo da non poter dare a nessuno la possibilità di appurare realmente l'accaduto. Che Rino Gaetano possa essere stato vittima di un potere più o meno occulto è certamente una tesi suggestiva, ma ad oggi non esiste nessuna prova che possa validare queste suggestioni e queste supposizioni. La sorella Anna dichiara che è una leggenda il fatto che Rino sia stato rifiutato da diversi ospedali, in quanto nessuno di quegli ospedali
era in grado di poter supportare, operare con un reparto di traumatologia il fratello Rino. Basta questo a farci pensare che tutte queste sono solo delle suggestioni? Facciamo così adesso, ascoltiamo alcune parole che Rino Gaetano ha pronunciato sul palco appena prima di un concerto, parole che non possono passare inosservate. C'è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio. Io non li temo, non ci riusciranno. Sento che in futuro le mie canzoni saranno ascoltate dalle prossime generazioni, che grazie alla comunicazione di massa capiranno che cosa voglio dire questa sera. Capiranno e apriranno gli occhi anziché averli pieni di sale e si chiederanno che cosa succedeva sulla spiaggia di Capocotta. Cosa voleva dirci quella sera Rino Gaetano che non potevamo all'epoca comprendere? Forse oggi, a distanza di qualche generazione, potremmo forse indagare e capire. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a voi!